sono il sindaco che si candida a rappresentare i lavoratori, cittadini, lavoratori e lavoratori di San Giuliano Milanese. Speravo per l'appunto che si arrivasse a un confronto pubblico prima di tutto con i lavoratori, gli operai e gli impiegati di Genova. Perché secondo me voi avete sulle vostre spalle non solamente la responsabilità della vostra famiglia, cioè di mantenere il posto di lavoro, ma c'è qualcosa di un pochino più pesante, perché secondo me attorno ai lavoratori di Genova si sta giocando il destino un pochino di tutti i servizi pubblici di San Giuliano Milanese. La battaglia in corso non riguarda unicamente voi, la battaglia in corso riguarda tutti i tagli che in questo momento vengono fatti, sono stati fatti dal commissario prefettizio, ma sono il figlio di leggi nazionali che prevedono la privatizzazione di tutto che ciò che c'è all'interno dei comuni. Per cui quello che sta facendo il commissario in questo momento, facendo leva sul deficit di Genova, è quello di aumentare le tariffe scolastiche in maniera indecorosa, antipopolare, e quello di non dare la casa a chi ne ha necessità. Non esistono case in questo comune, a quanto pare, non esistono soldi per agire su quelli che sono i problemi e il disagio sociale di questo paese. Secondo noi l'unica prospettiva può essere data unicamente dai lavoratori, cioè da voi. E quindi è attorno a voi che si può coagulare oggi, adesso, immediatamente, ancora prima del voto del 15 maggio, per cui la mia risposta è già prima, adesso, si deve coagulare un fronte di lotta generale, un'avvertenza generale di tutto il territorio di San Giuliano Milanese, che ponga la questione che i licenziamenti in Genova non possono passare, e non possono passare non solo per il destino delle vostre famiglie, il vostro destino, ma anche per una cosa molto banale. Lo sciopero, il blocco degli straordinari di Igiene Ambiente ci ha fatto vedere che in questo paese il personale di Igiene Ambiente è scarso, non basta, bisogna assumere più personale. Le scuole che stanno cadendo a pezzi, nonostante i lavori che sono stati fatti nel passato, la scuola Minali ci aveva detto che perdeva, cadeva, le scuole che cadono a pezzi ci dicono un'altra cosa, che gli operai della manutenzione di Igiene non bastano, ce ne vogliono di più. Qui bisogna assumere, questa è la prospettiva di una Genova che viene rilanciata. Ma perché una cosa del genere possa avvenire? Perché ci sia una battaglia vera su questo fronte. Guardate che non ci sono le risposte amministrative che sento venire fatte qua. Sapete, possiamo fare in questa maniera. Le risposte, l'unica risposta, un candidato sindaco operaio dei lavoratori come io mi candido di essere, è una risposta di lotta. Ve lo vorrei dire in questi termini. Se i lavoratori di Genova incominciano a scioperare, un sindaco di questa giunta dovrebbe mettere a disposizione una cassa di resistenza e incominciare a pagare questi lavori che non avrebbero i soldi per campare, per scioperare, per bloccare le attività, per bloccare, se volete, anche la circolazione tutta attorno a questo paese. Perché se si vuole ottenere qualcosa, dimenticatevi di avere risposte all'interno dei tavoli amministrativi in cui si amministra una legge che è unicamente una legge nazionale che prevede disagi e disastri per noi lavoratori. Non ci sono risposte, se non quella dell'organizzazione diretta da parte dei lavoratori. E una cosa di questo tipo come può avvenire? Un'assemblea di questo genere è un'assemblea pubblicitaria, ovviamente, no? Cioè ognuno di voi deve presentare le sue idee, dirle eccetera. Il punto centrale, il motore, è l'organizzazione dei lavoratori, che può essere vincolata attraverso l'RSU, attraverso il sindacato, ma ricordatevi, non basta. Qui ci vuole che gli operai effettivamente facciano quello che nel 2006 si è fatto. Nel 2006, chi ce lo ricorda, perché eravamo qua, c'erano anche i responsabili, cioè il sindaco che era presente, che rappresentava anche quell'idea di società, dicono pubblica, a mio modo di vedere Genova è una società privata, con un capitale, le azioni che sono comunque sul mercato in possesso del comune, ma è un cavallo di Troia della privatizzazione, questo è Genova. E infatti 5 anni fa i 5 lavoratori interinali, allora ritorno indietro perché è un caso emblematico, questi 5 operai vennero licenziati, o meglio, se volete usare la terminologia dell'epoca, il contratto non venne rinnovato. Allora in quel caso l'unica maniera per affrontare la situazione fu lottare, fu mettere una roulotte in Piazza Italia, andare avanti per 8 mesi, fu creare un disagio all'interno del Consiglio Comunale qua, occuparlo di fatto, fu fare una serie di manifestazioni di presidi fino ovviamente al Tribunale. In quel caso un lavoratore venne riassunto perché doveva essere assunto e gli altri 4 hanno avuto dei soldi. Noi non siamo per risarcire, ma noi siamo per dare il lavoro. E allora guardate che l'unica risposta che si può dare da parte della istituzione comune, da parte dell'istituzione regione eccetera, è che se effettivamente voi doveste votare per uno come me, quello che vi potete aspettare è che si va tutti in regione e si occupa la regione.
Quello che vi potete aspettare da me è che si bloccano le strade di accesso di San Giuliano Milanese e si pongono le questioni in questi termini, perché non ci sono altri termini. E allora io dico che solo una mobilitazione forte può porre il problema dell'azzeramento del debito pubblico. Alle banche non si deve dare più un soldo. E il secondo passaggio qual è? Il secondo passaggio è molto semplice. Se Genia i servizi pubblici devono essere pubblici, che lo Stato ci mette i soldi interamente di quello che noi stiamo facendo. Lo Stato deve tornare a mettere i soldi su tutto. La privatizzazione, che è l'indicazione che è stata data dal centro-sinistra e dal centro-destra, il centro-destra normalmente lo sta facendo, e quando arriverà su questo comune, se governerà, farà esattamente quello, nel caso della Lega, che sta facendo in tutti i piccoli comuni che si trovano in Piemonte o in Lombardia, dove i sindaci della Lega si appropriano dei soldi del comune per farci pubblicità elettorale propria. Ma potrebbe essere anche quello che fa il centro-sinistra con l'avallo fino adesso delle aree cosiddette della sinistra più là, cioè di Rifondazione, eccetera, eccetera. Cioè quello che fanno ambe due i grandi schieramenti è quello di aver fatto passare e di far passare tuttora delle leggi nazionali che comunque prevedono di privatizzare i servizi, comunque prevedono che noi cittadini alla fine della fiera dobbiamo pagare tariffe sempre più alte. Magari i lavoratori, i cittadini di San Giuliano Milanese o si ribaltano i tavoli in cui si parla in maniera pacata, si dice ma sai, forse, eccetera, oppure guardate, tanto quello che avverrà ai lavoratori voi già lo sapete. Cioè voi già lo sapete che il futuro vostro è segnato, verranno segnato, perché potrebbero vendervi un pezzettino e poi dire va bene, la nuova azienda che arriverà a te applicherà un salario di questo tipo, te non mi stai bene, ti vai, ti sposti da un'altra parte, non lavori a San Giuliano Milanese. Quindi il futuro comunque è questo. Voi, secondo me, avete una grande responsabilità. Attorno a Genia, cioè l'avvertenza Genia, si può collegare un'avvertenza di tutto il territorio di San Giuliano Milanese. Una piattaforma di questo tipo però dovrebbe essere elaborata da un'assemblea, non un'assemblea di rappresentanti, no, delle organizzazioni politiche, ma un'assemblea diretta dei lavoratori delle varie categorie che ci sono qua, compresi disoccupati, compresi tutti gli operai delle cooperative, stranieri, immigrati, che devono avere voce in capitolo, perché qui siamo tutti italiani, come se i lavoratori immigrati non avessero la possibilità di parlare, lavorano qui da 20 anni. Dare contributi da 20 anni, ma questo molti se lo dimenticano, chi criminalizza, chi fa finta di niente e così via. L'unica via, al nostro modo di vedere, e ve lo dice un sindacato che si candida ad essere un sindacato dei lavoratori qua, è la lotta.